Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Riuscirà Ibrahimovic a segnare il tanto atteso gol? È quello che ci stiamo chiedendo un po' tutti da un po' di partita a questa parte. Ovviamente, come ogni episodio della modalità carriera che si rispetti, vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi dovunque. In questo modo potrete essere salutati all'interno del video, perché come sempre saluteremo l'ultimo like su Instagram. E rullo di tamburi, suonino le trombe, l'ultimo like su Instagram è di da.v, di cui non ho neanche un'informazione perché l'account è privato. Però da.v, ciao, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. E poi in realtà non è che hai messo mi piace alla mia ultima foto, sei stato l'ultimo a mettere mi piace a una delle mie foto. Ma questa è un'altra storia. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Oggi ragazzi giochiamo contro la Juve. Finalmente una partita facile sulla carta. Ricordo che nello scorso anno, nella scorsa stagione, siamo riusciti a fare ben 6 punti su 6 contro la Juventus. E poi quest'anno loro non hanno più Padoin. La squadra è leggermente stanca e ho messo dentro Carbonero e Munir per vedere se riusciamo ad equilibrare un po' tutto. Però credo proprio che non sarà facile. Tra l'altro noi siamo la miglior difesa della Serie A, quindi caccia via. Tutti gli anni siamo la miglior difesa e poi non vinciamo il campionato. Munir intercetta il primo pallone, fa andare Yese sulla fascia. Yese adesso deve aspettare il rinforzo dei compagni. Yese salta Chiellini, la mette dentro per Munir. Munir si gira, la mette indietro per Dybala, che di prima va col destro, col sinistro e trova il gol del 1-0 dopo 4 minuti. Io ve l'avevo detto, Munir è devastante in coppia con Dybala. Il doppio falso 9, guardate, Munir si gira dentro per Dybala, che di prima con il sinistro la mette nell'angolino dove non ci può arrivare. Ancora una volta Rubinho, perché diavolo gioca Rubinho nella Juventus contro di noi non lo so. Dateci Buffon a questo punto. 1-0, palo Dybala, gol dell'ex, che non esulta tra l'altro. Importante però essere in vantaggio. Chi è Gabriel con il 10? Chi è Fernando? Vede Carbonero che questa volta si sta proponendo molto offensivamente. Carbonero però la sbaglia, recupera lì dietro per Rugani. Serve però Mandzukic, riparte allora la Juventus, è un disastro. Quaduosa Moa trova dentro per Ira, di prima va da Mandzukic, Mandzukic adesso punta l'area, se l'allunga tantissimo, per fortuna c'è Vasco Regini. Attenzione Marchisio, prova ad attaccare la Juve, Marchisio il tiro, si immola Vasco Regini ancora una volta. Perché c'è Maurizio Isla nella Juve? Ha munito Asamoah a random. Alaba gioca su Asamoah, poi chiama in causa anche Isla, attenzione perché adesso la Juve è scoperta, dovrebbe perdere il pallone per farci ripartire. Morata dentro per Marchisio, Marchisio in aria, per Ira la mette, Mandzukic non ci arriva. Dentro per Dybala, attenzione Munir si lancia, dentro, e allora Dybala lo serve, dietro Chiellini che non perde la posizione. Carbonero la recupera, vede il taglio di Dybala, lo serve Dybala, Dybala in area, sbaglia lo stop, però prova a recuperare. E invece c'è Asamoah che la butta via. C'è Munir in buona posizione, attenzione Quadrado prova a tagliare dentro, Munir lo serve, Quadrado messo giù, messo giù, direttore. Attenzione il fantastico Gabriel, ignoto e sconosciuto ai molti. Gabriel ancora lui, Morata la viene a prendere, parte sull'esterno Morata, va a spallate con Zukanovic e vince lui. Zukanovic vince. Yese, attenzione, può ripartire Yese, prova a saltare in velocità Gabriel. Attenzione adesso c'è solo Maurizio Isla a saltare. Yese se l'allunga, Yese parte sulla fascia, incontenibile Yese, prova il taglio per Munir, l'ha visto, Munir mettila dietro, calcio di rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore, ancora una volta, possiamo portarci sul 2-0 all'intervallo, è espulso Martin Caceres, cosa hanno fatto Munir e Yese? Però il pallone è solamente di Paolo Dybala, che prova ad angolarla, conosce Rubinho, Dybala, no, Rubinho la para, Rubinho la para, era importantissimo. Dybala mai sbagliato un rigore in carriera, lo sbaglia oggi. Comunque siamo in vantaggio con un uomo in più. È un rigore sbagliato. Quadrado, attenzione, Quadrado prova a tenere viva il pallone, ce la fa, serve Fernando, e poi Fernando ancora da Quadrado, e adesso vai Quadrado che è una prateria. Quadrado ancora, prova a saltare l'avversario, non ci riesce. Partito Alaba, dentro, attenzione, Alaba dal limite, prova il tiro Alaba, scuffe. Abbiamo il pallone noi, allora Dybala dentro, servito, c'è Dybala, vuole saltare Chiellini, lo fa magari con lo stop. Dybala ancora lui, Chiellini lo ferma, no, non ci arriviamo noi. Mamma mia come si gioca, mamma mia come si gioca. Dentro Zukanovic per Dybala, Dybala in area, prova con il destro Dybala. Munir è tipo morto, Zlatan è il tuo momento, chiudila. Dentro, Yese, vede, Ibra, lo serve sulla corsa. Zlatan contro Alaba, una sfida impari. Keidira lo pressa Carbonero, prova a rubargli la palla. Esce Scuffè, falla tua, bravo con i pugni. Vede con il tacco Daniele Verde, Verde può attaccare lui, può andare, può allungarsi il pallone. Verde in area, prova a servire, Dybala. Noi queste le dobbiamo chiudere però. Verde allora recupera il pallone, ancora dentro, la crossa per Carbonero con la testa, la mette fuori. Quante occasioni stiamo creando con gli esterni. Dentro, un passaggio filtrante sulla rimessa laterale, c'è Dybala, c'è Dybala con gli
Udinese. Dybala però vuole andare dalla bandierina, vuole mantenere il possesso palla, è l'1-0. Dybala la mette dentro, Dybala sbaglia, Morata a fare il terzino, c'è Bonucci che prova a far uscire la squadra, Ibra insegue Hernanes, steccalo, uccidilo, ammazzalo. Ma finisce qui la partita, 1-0 sulla Juventus, allo Juventus Stadium. Paolo Dybala tradisce i suoi vecchi tifosi, e ti prego Paolo non farlo mai. Cazzo, forse è la più bella partita che abbiamo fatto quest'anno. Wow, è sempre stato il sogno della mia vita allenare l'Egitto. E adesso la classifica si fa più interessante. Superata la Juve, pari alla Lazio e al Napoli, perché l'Udinese e il Toro sono lì. Un po' di turnover, addirittura Ibra capitano per vedere se riesce a ristabilirsi, perché c'è Jesé che non gioca. Dai Zlatan, sei il capitano, hai fatto gol solo col Pescara, con l'Empoli devi sbloccarti ancora. Per Cuadrado, che con questa partita sarà costretto a fare il terzino perché Padoin deve riposare. Attenzione, c'è Ibra, fa andare dentro Nyuguri. Nyuguri ancora in buona posizione, prova a mettere il cross, calcio d'angolo. Oh no ragazzi, c'è Pucciarelli che riparte in contropiede, facciamo qualcosa, guardatelo, non può essere così forte, non è Cristiano Ronaldo, è Pucciarelli, cazzo, è Pucciarelli, che tra l'altro mi ha fatto perdere il fantacalcio quest'anno. Deve fare gol contro di me Pucciarelli, sia nella vita che nella PlayStation. Nyuguri con la testa, prova a saltare, attenzione, c'è Pucciarelli che la riprende, Pucciarelli fermato, Pucciarelli la riprende ancora una volta, Garcia dentro, sbaglia Odegaard, allora si prova la ripartenza. Dybala vede Ibra, largo, lo serve, Ibra protegge il pallone, aspetta la sovrapposizione e poi dentro a cercare Nyuguri che arriva di tutta corsa. Ancora Pucciarelli che la mette dentro, alta sopra traversa, ma Pucciarelli è un giocatore fortissimo. Cazzo, chiedo il cambio Ibra-Pucciarelli a gennaio. Verticalizzazione su Dybala che chiede l'1-2 Ibrahimovic, Ibra si gira, poi prova a servire Dybala ma indovinate, la perde. Renan cerca il cambio gioco per Zambelli che la stoppa, Zambelli la mette dentro, bellissima traversa di Pucciarelli. Anzi no, di Garcia, però traversa. Perché vinciamo contro Juve e soffriamo con l'Empoli? Fernando con la testa, proviamo ad uscire. Nyuguri, attenzione, Dybala, lancia Ibra. Ibra, fai a sportellate, sei alto per sempre. Reunuccio dentro con il tacco per saponare. Attenzione, è difficilissimo adesso. Scuffet, la palla è lì, Scuffet, doppio intervento. Ti prego, non prendiamo gol, non prendiamo gol, non prendiamo gol, non prendiamo gol. Scuffet, tre volte miracoloso, Scuffet. Quattro parate in un secondo, ma che sofferenza. Dai Ibra che tagli. Dai Ibra che facciamo il furto della vita. Sette tiri dell'Empoli, zero per noi, facciamo gol a noi. No, perché Ibra la perde. Fernando ci crede, Fernando vuole farci far gol. Dentro, per Zukanovic, che va sull'esterno. Ibra va in mezzo, vai a saltare, te la crosso. Eccola, Ibrahimovic, no! La traversa di Ibra. Siamo ancora qui, con Odegaard. Odegaard la mette dentro, per Cuadrado, in area, Cuadrado, ancora lui, si appoggia a Verde, che si gira. No! Che azione abbiamo fatto, che traversa abbiamo preso. Bala dentro per Verde, vede Ibra, prova a servirlo. Attenzione, la palla è ancora lì. Ibra, pressa Pelagotti, pressalo. Dentro per Nyuguri, vede il taglio di Ibra, è in area da solo, Ibra prova a girarsi, Ibra, tienila, Ibra la recupera per un attimo. Da Zukanovic ancora, dentro, per Ibra, Nyuguri, ci arriva lui, entra. Mario Rui la mette di prima per Pucciarelli, traversa anche per lui, grazie al signore. Dybala non ce la fai più, mi dispiace, devo toglierti, devo mettere Munir. Oddio, Odegaard è morto. Zukanovic un altro che non ne ha più praticamente. Verde servito, dentro per Fernando, attenzione, Fernando vede Verde sull'esterno, lo serve. Verde vuole mettere un bel cross per Ibra, deviata, la palla che resta lì. Verde in pressing, Dybala con gli ultimi sforzi, ancora Daniele Verde, tieni la palla, tienila alta, pressiamoli, non facciamoli uscire. Verde chiede l'1-2 Fernando, Fernando lo fa andare, attenzione, ancora Verde che salta al marcatore. Verde è buonissimo con il destro per Ibra, il cross Pelagotti. C'è Odegaard che non abbiamo ancora fatto il cambio, il 90esimo, non ne ha più, è morto, guardatelo, è defunto per sempre. Con le mani per Jesé, attenzione, Jesé è appena entrato, dovrebbe averne più di tutti. Munir fa andare, Vasco Regini sul fondo, Regini la mette per Ibra, attenzione, invece è dietro, ci può arrivare allora Nyuguri. Dai, è l'ultima azione che abbiamo a disposizione ragazzi, è il 90esimo, Nyuguri, ti prego, fai qualcosa di sensato, Nyuguri. E finisce qui 0-0, una partita dominata da loro nel primo tempo, da noi nel secondo. Però i ragazzi Pucciarelli a sto punto lo devo comprare. Neanche a dirlo, la Juve ci ha risuperato, però siamo a 3 punti dal quarto posto, quindi cazzo, dobbiamo spingere sull'acceleratore. E comunque abbiamo capito che Ibra non può essere un titolare, assolutamente no. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ibrahim, è vero che per via del naso molte donne non accettano di venire a letto con te?
ha meno risultato perché è vero, il fatto che sono tante donne, compresa tua mamma.